Anche quest'anno il geranio è il fiore più amato e comprato dai piacentini. Dopo un giro per serre e vivai ci siamo accorti che il Pelargonium, nome scientifico, non è stato scalzato dalla classifica da begonia, azalee e ortensie, anche perché è un fiore facile da coltivare e durevole. Come mai secondo lei i piacentini sono così affezionati a questo fiore? Perché è un fiore che tutti riusciamo a coltivare, non bisogna avere un pollice verde particolarmente predisposto, è una pianta che sta bene a Piacenza, nel senso come clima, resiste abbastanza alle torri di estate, è bella colorata, aiuta anche a tenere lontane le zanzare, questo magari può invitare qualcuno ad aumentare il numero di piante sui balconi per riuscire a stare seduti sul balcone stesso, e per cui è una pianta insomma molto rustica. E il geranio è un fiore che dura tutta estate, fiorisce tantissimo, ama l'esposizione sole o mezzo sole, e sono praticamente i fiori che regalano molti più colori e sono molto molto belli. Se il geranio viene posto in vasi sui balconi, l'ortensia, altra pianta amata dai piacentini, preferisce il giardino e l'ombra. Sono piante molto belle, con infiorescenze molto grosse, hanno però bisogno di terreni particolari, quindi non si possono mettere ovunque, danno grandi soddisfazioni, hanno bisogno però di ombra. Sono piante da giardino, decisamente da giardino, non stanno in casa, e poi possono essere a piena terra oppure in vaso. Ma quali sono le novità di quest'anno? L'Oro Petalum, che è una pianta in realtà logicamente che esiste da sempre, semplicemente come vanno di moda gli abiti, vanno di moda anche le piante. È una pianta molto resistente, preferisce magari mezzo sole, ma in realtà si adatta molto bene a tutti i climi, a tutti i terreni. Può essere impiegata sia con un supporto che diventa un po' un alberello come questo, oppure lasciata allo stato più spontaneo, e quindi è molto più bassa e un po' prostrata. Le calle sono molto belle, ce ne sono delle bianche, le tradizionali, però adesso ce ne sono in commercio delle colorate che sono bellissime. Sono piante d'appartamento ma anche da esterno? Allora, sono più piante da esterno perché sono bulbi, quindi si mettono all'esterno e tutti gli anni continuano a fiorire. Si possono anche tenere in casa per un mesetto e mezzo, se uno deve fare un bel regalo, una bella calle molto molto bella.